Siamo con Renata Zanon, Bara i Faggi, a Udine. Possiamo dire che è la regina del cappuccino, ma perché? Perché ho superato il livello RED della Latte Art Grading System. Adesso consiste in che cosa? È una certificazione delle competenze dei baristi per quanto riguarda la Latte Art. Ci sono 6 livelli, è una certificazione internazionale valida in 16 paesi nel mondo. Adesso vi faccio un piccolo omaggio. Sopra abbiamo le tazze, no? Sopra abbiamo delle tazze, che sono le lattiere, che simboleggiano un po' il livello a cui sei arrivata. Esatto. E tu sei l'unica in Friuli Venezia Giulia a avere sono questa. Sono l'unica in Friuli Venezia Giulia ad aver raggiunto il livello rosso. Questa è un'arte, uno dice che di solito usa il latte giusto per macchiare un pochettino. Esatto. Invece tu fai proprio un disegno, simboleggi qualcosa. Vediamo che cosa ci hai regalato oggi. Allora, questo è un reverse nel quale vi faccio la sigla del Messaggero Veneto. E quando è nata sta passione, Renata? Allora, diciamo che è nata nel momento in cui ho capito che fare la barista fosse l'unica cosa che sapessi fare. E quindi ho deciso di non accontentarmi e volevo diventare brava nel mio lavoro, perché purtroppo o per fortuna questo so fare. Ho iniziato a studiare, ho studiato a Brescia presso l'ICAF, Accademia Italiana Maestri del Caffè, e da lì è nata questa passione, si è sviluppata, ho studiato tanto, sono diventata anche trainer ICAF, oltre a essere certificatrice LAX. E da quel momento è diventato un lavoro praticamente. E da quel momento è diventato anche un mio secondo lavoro, esatto. La gente viene e ti chiede cose particolari, ti chiede disegni sì, particolari. Sì, sì. Oh, ricevo ogni giorno delle richieste assurde. Cioè del tipo? No, del tipo animali strani, cose strane. Solo che purtroppo non sono dotata della capacità di disegnare, quindi riesco a fare solo le figure base. Però ti sei specializzata praticamente. Sì, esatto, esatto. Cioè uno viene esatto. qua... E sa che trova un cappuccino decorato con la latte art. Il tuo ovviamente è un segreto, però potrebbe essere, diciamo, un incentivo anche per altri baristi che magari vorrebbero specializzarsi in qualcosa, perché esatto. tante volte si parla di turnover dei bar, gente che non riesce ad arrivare a fine mese, negoziante, commerciante, baristi, insomma. Esatto. Però tu hai una tua nicchia. Esatto, sì, le persone vengono qua, sanno di trovare un buon cappuccino decorato per bene, alla temperatura corretta, con il latte montato correttamente. Come vedete, adesso è passato qualche secondo, però la crema è ancora intatta, le bolle la crema non si scioglie, non si disfa. Va bene, grazie Renata. Grazie a voi. E non resta che dire buon cappuccino a tutti.